Ecco come votare il 5 giugno. Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due preferenze, facendo attenzione ad indicare un uomo e una donna. Qualora si votino due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata. In aggiunta, traccia un segno sul nome del candidato o della candidata sindaco. Dovrai presentarti con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se non hai la tessera o l'hai smarrita, puoi richiederla all'ufficio elettorale del comune in cui risiedi.